Minna San Kombawa. Ho deciso di farvi e di farmi compagnia nel tragitto che c'è tra casa mia e il mio circolo di tennis, che è più o meno a una trentina di chilometri da casa mia, no, da 25 chilometri da casa mia. Così vi racconto un po' la vita, soprattutto il fatto che non è che mi abbiate perso. Non ho voglia di fare i video, non ho voglia di fare i video perché la mia routine è sempre quella, vivo, o meglio sopravvivo, e non ho niente da raccontare. Poi ho perso molto la parlantina e questo mi dà fastidio, necessario per fare i video, e delle volte mi incarto, non mi ricordo le parole, e non avrei mai immaginato che potesse succedere proprio a me una roba di questo genere. Invece è successo. Sto mangiando le noccioline per avere un po' di energie, perché se mangio sto male a farmi 3 ore di tennis, se non mangio sto male a farmi 3 ore di tennis, e ho visto che le noccioline fanno qualcosa. Poi in realtà dopo integro sempre qualcosina e me ne pento. Il mio circolo è bellissimo perché è formato prevalentemente da bambini, e vedi proprio, è interessante vedere questi bambini che imparano velocemente mentre tu sei proprio attaccato al palo dopo anni, e vedi questi bambini che dopo un po' nei miei confronti mi fanno un culo allucinante nel giocare. Poi c'è qualche genitore bravo e poi qualche soggetto tipo me, tipo mia moglie, è proprio una valvola di sfogo per me incredibile. Il problema di questo circolo è che ci sono i gaijin diversamente magri che si incazzano stile Borg, no, Michael Rowe, sbagliato, nei campi, e io sono uno che si arrabbia tantissimo, ma io non mi arrabbio se uno mi fa punto, io mi arrabbio perché sbaglio. Poi ogni tanto arrivano personaggi nuovi, adesso ci sono un sacco di poliziotti, non so perché, che tra l'altro quando gli ho detto, quando ci sono tutte le presentazioni di queste robe qua, gli ho detto che mi chiamo Sinner, e loro mi chiamano Sinner San, non lo sanno, poi fanno confusione perché qualcuno mi chiama Norsa San, qualcuno Sinner San. Ops, vedete il destino, ho detto che integravo. Adesso vi faccio conoscere una cosa meravigliosa, cioè è da tanto tempo che volevo farvelo questo video, ma non, il caso ha voluto che lo facessi adesso, non ci stavo pensando minimamente. Allora, vi presento una macchina che fa gli udon di una volta, udon istantanei, udon dei tempi di quando mia moglie era piccola, ormai sono cose rarissime, anche perché sono state sostituite da dal caperame, che io me la comprerei e me la metterei in camera da letto sta macchina. Adesso vi faccio vedere come funziona. Cioè, funziona che bisogna mettere i soldi e ti dà gli udon, non è che sia nulla di particolare. Allora, soba udon, udon e soba, 400 yen, ma di una bontà incredibile. Konnichiwa. Dai bambino, non mettimi i coglioni adesso. No. Perché non va? Figlio di una. No, è finito. Guarda, non capisco la scatola. Ma tu. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu.
Hanno portato gli udon da integrare nella macchina e non sapevo che fossero precotti. Italia Godes. Italia Godes. E perché erano finiti. Guardate. Cioè ragazzi, che... Ma guardate che paradiso sta macchina. Hanno riempito la macchina e quindi metterò i miei 400 yen, che col cambio attuale saranno boh, 2 ore e mezzo. Guardate, 22, 21, parliamo di secondi. Ah, qua prendono gli asci, waribashi, sono questi qua, c'è il tavolino per mangiare. Io prendo il piccante, ne prendo un paio. Adesso purtroppo questi qua mi stanno vicino e non mi lasciano fare il video serenamente. Ed ecco voi quello che per me è una delle cose più buone in assoluto. Metto il piccante. E adesso ne scudiamo il tutto. Ma ce l'hai resca? Ok, questo è il mio piatto. Come faccio a fare un video con questi qua qua? Itadakimasu. Sono buonissimi. Avete vissuto in diretto quasi quello che è la mia vita in continuazione a queste parti. Io adoro i bambini, però stavo facendo un video. Bye bye. No, riepilogando, ragazzi, mi sono mangiato udon, quelli da 25 secondi buonissimi, hanno riempito la macchina in tempo reale, veramente buoni, e purtroppo non sono riuscito a fare il video, anche se l'ho iniziato qualcosa, vedrete, devo tagliare i bambini, queste robe qua, perché erano tutti lì a guardarli, cioè non avevo la serenità di fare un video. E poi mi hanno fatto come al solito il terzo grado. Questa è una cosa normalissima e devo dire che sono anche carini. Purtroppo vi siete persi tutta la mangiata. Una cosa che ci tengo a puntualizzare, che mi raccomando dovete sempre fare, è che l'udon, come il ramen, come i soba, come qualunque noodle, va introdotto in bocca aspirando. Bisogna proprio succhiare. Scusate che bevo. Bisogna rigorosamente succhiare, perché durante questa operazione c'è una sorta di miscelazione tra il brodo che va a bagnare il noodle e l'aria, l'ossigenazione che tu gli dai forzatamente, una sorta di pistola a pressione al contrario, permetti lo sprigionamento in questo modo, con questa operazione, di una tempesta di sapori che va direttamente al cervello. In questo modo tu puoi godere appieno della bontà di quello che stai mangiando, ciucciando. Il cosiddetto rumore che fanno i giapponesi serve per godere appieno il sapore. E questo è una delle mille cagate che vi raccontano, e lì come piccoloni in continuazione voi ci credete, perché non c'è una stronzata più grossa di questa. Questa è solo esclusivamente maleducazione. Anche noi una volta mangiavamo con le mani, ci siamo evoluti, usiamo le posate, qua invece non ho ancora imparato. Adesso non prendiamoci in giro, da che mondo è mondo, anche i nostri avi ciucciavano il cibo, ciucciavano la minestrina, poi hanno smesso di farlo perché è maleducazione, e in Giappone ci dovrà arrivare. Allora siamo incapaci noi
occidentale o gente non rumorosa mangiare, perché non succhiamo, cioè mi sembra assurdo. Ma poi tra l'altro questa è la teoria che gli stessi giapponesi vanno a spendere per giustificare un qualcosa che loro stessi sanno che è maleducato, ma soprattutto perché con questa scusa lo fanno per qualunque cosa, lo fanno anche per l'acqua. Cosa vai a ciucciare l'acqua? Senti meglio il sapore dell'acqua. Queste sono le classiche cagate che vi vengono raccontate. E se tu ciucci, se tu fai rumore e non sei giapponese, sei solo un maleducato, sei solo un animale, perché se un giapponese lo fa per cultura, per tradizione che io rispetto, poi arrampicandosi sui vetri con qualunque scusa, perché l'unica cosa logica secondo me è raffreddare il noodle. Non si spiega se questa è la ragione per la quale fai questo rumore fastidiosissimo, ma rispetto, perché non è la mia cultura e sono ospite in casa tua, perché lo fai per l'insalata? Cosa c'entra di raffreddare l'insalata? Di fatto loro giapponesi tirano fuori queste mille scuse, e tra l'altro le tirano fuori prima, mettono le mani avanti perché sono ben consapevoli di essere dei grandissimi maleducati, e lo sono non solo per la nostra cultura, io ovviamente mi riferisco alla nostra cultura e ribadisco rispetto alla loro. E infatti io vado a giudicare non loro, cioè io vado a sindacare il loro comportamento in base alla mia cultura, in base ai miei parametri. Però anche loro in realtà nel galateo giapponese sono maleducati, l'unico alimento, che possono ciucciare, risucchiare questo atteggiamento primordiale dove ti attaccavi al seno materno, cioè inventano tutte le cagate di questa terra, è plausibile esclusivamente al noodle, non al resto del cibo, e loro sono lì proprio facendo dei versi allucinanti. E va bene, ci sta, sono giapponesi, è la loro cultura, si devono evolvere. Ma tu, occidentale, che vieni qua in Giappone e vuoi fare il giapponese, sei un coglione. Questo è il mio pensiero che ho cercato di riassumere brevemente, senza alterarmi. Ma tu italiano, ma scusa, a casa tua mangi così, allora fai schifo. Non è che vieni in Giappone e sei, come dire, sei scusato, il tuo atteggiamento è condonato. Ma dico, ma stiamo scherzando? Cosa, vieni a ruminare come un maiale qua in Giappone? Fai schifo. E questo è l'unico significato che si può attribuire al tuo comportamento. E poi li vedi sempre lì che vogliono imitare, vogliono copiare. Ma cosa dovete copiare? Cosa dovete imitare? Infatti vai in un ristorante di ramen e con l'idea di raggiungere prima il sapore al cervello, sono tutti lì proprio a ciucciare, a fare questi versi inauditi, ma proprio perché il cervello non verrà mai raggiunto, perché non ce l'hanno. Come fai a credere a queste cagate? Detto ciò, gli udon erano buonissimi. Questo qua sono i miei campi di terra. Quello è il mio insegnante. Che cazzo cos'è che si è allargato? Ho preso il mio posto. Come si allargano questi giapponesi? Io parcheggio qua perché di notte, col buio, e qua non arrivano, ma lì dove ci sono le luci, e per non zanzare di... Vabbè, con questo vi saluto, ciao a tutti!